Eccoci, ecco appunto l'argomento, la normativa, argomento un po' ostico, ma cercherò di essere proprio a flash per fare intanto un rapido riassunto e una sintesi. In Italia 40.000 pazienti che hanno bisogno di nutrizione artificiale, 62% con patologie neurologiche, 24% oncologici, 4% con un'insufficienza intestinale cronica benigna, 10 pazienti con altre patologie. Cure a domicilio, ne abbiamo parlato tanto questa mattina, sanitarie, sociosanitarie, i vantaggi li riassumiamo in miglioramento della qualità di vita, miglioramento dei risultati clinici, almeno per alcuni tipi di patologie cronico-degenerative, e risparmio, cosa non da poco. L'ospedalizzazione domiciliare dovrebbe avere appunto queste caratteristiche di continuità assistenziale, tutti ci riempiamo la bocca appunto oggi di dimissioni protette, ma è un'organizzazione piuttosto complessa per l'elevato numero di pazienti, per il coinvolgimento del personale ospedaliero. Quindi il sistema tripolare, abbiamo visto ospedale, domicilio, territorio, dovrebbero, dico, uso sempre condizionale in questa relazione perché, come abbiamo visto, poco è stato fatto. Cosa serve? Un passo avanti decisivo, appunto perché questo polo domiciliare non è stato sostenuto, come abbiamo visto in questi anni, da politiche di economia sanitaria, nonostante determini, delibere, eccetera. Quindi oggi è necessario fare un passo decisivo avanti per cambiare questa logica di intervento, soprattutto nella parte domiciliare. Cosa dovrebbe esserci? Una pianificazione degli interventi, risposte pronte ed efficaci, formazione, ne abbiamo parlato abbastanza, ma poco, sempre poco, coinvolgimento del medico di medicina generale, cosa molto difficile e sembrerebbe impossibile, completa e corretta informazione dei pazienti e della famiglia, il caregiver. Questa è una diapositiva che ha già presentato il collega appunto Antonello, è allo studio della SIMP, che dice praticamente che tra il 2005 e il 2012 la prevalenza della NAD è quasi raddoppiata proprio per questa correlazione positiva tra indici di invecchiamento che fa prevedere un costante aumento negli anni prossimi. Ma quali sono i problemi? Appunto, l'abbiamo visto stamattina, l'organizzazione di questa benedetta NAD. È un trattamento complesso, costoso, ma salva vita. In sintesi è questo, il costo al domicilio del paziente è comunque inferiore del 70% rispetto alla spesa necessaria se la nutrizione parenterale venisse effettuata in ambito ospedaliero. Questo è il percorso, non ve lo ripeto, comunque dovrebbe essere la flowchart, diciamo, di come dovrebbe girare il sistema. Sono state fatte delle linee guida appunto per dimostrare che adesso è molto disomogeneo in Italia l'organizzazione della nutrizione artificiale. Queste ne abbiamo fatto cenno, sono linee guida del 2000 che praticamente identificano appunto alcuni obiettivi che le NAD devono essere prescritte da unità operative. L'unità operativa riconosciuta dall'azienda deve essere identificabile dall'utenza, ha come responsabile un medico con specifiche competenze in nutrizione artificiale, ha risorse umane, cosa che abbiamo visto che non succede quasi mai, e lì si parlava nei 2000 di team multidisciplinari comunque composti da medico, dietisti, infermieri, farmacisti, eccetera. Il sistema della NAD poi è migliorato, come abbiamo visto stamattina, anche quanto diceva il professor Succa, dal 2006 con queste linee di guida nazionali che sono state fatte da questi esperti regionali, tra cui c'è anche il nostro Antonello Giannoni, se non sbaglio, no? Che cominciavano a definire sempre più precisamente come doveva essere organizzata una NAD. E gli obiettivi erano inserire la nutrizione artificiale nei LEA, coinvolgere le regioni, come è stato fatto, e poi inserire le responsabilità, e organizzare addirittura un osservatorio epidemiologico ed eventualmente i registri per i pazienti per monitorizzare l'adeguatezza e le indicazioni e la correttezza del trattamento. La NAD diceva, dicevano appunto, deve essere definita unità operative di nutrizione clinica e NAD, dove è responsabile, che questa struttura è responsabile di tutto il percorso, assicura la qualità del trattamento, garantisce il monitoraggio periodico, che è una delle difficoltà maggiori oggi, il monitoraggio a domicilio del paziente, almeno
in Liguria e dalle nostre parti, le regioni definiscono appropriati protocolli per assicurare la continuità assistenziale e terapeutica ospedale e territorio. I protocolli, alcuni sono stati fatti, come abbiamo visto, ma poi non sono stati. Quindi l'organizzazione della nutrizione sembrerebbero solo parole, da cosa abbiamo visto fino a stamattina. Perché? Perché non sono state emanate direttive e definiti questi protocolli sulla corretta esecuzione del servizio, non sono stati individuati centri di riferimento come servizi NAD, almeno non da molte parti, con personale dedicato a tempo pieno a questa attività. Sono poche le strutture con un'attività di NAD riconosciuta con delibere, sono distribuite in modo disomogeneo. C'è una notevole eterogeneità della legislazione nelle varie diverse regioni, abbiamo già visto alcune direttive proiettate, vi sono differenze organizzative anche all'interno della stessa regione. Ora vediamo un attimo Liguria, ma ha già detto il professor Succa, la situazione della NAD in Italia è a macchia di leopardo. Ci sono troppe notevoli differenze organizzative. Questa l'avete già vista, ma siccome l'abbiamo già proiettata in tre, vuol dire che è valida e che nella quale crediamo. Cioè, tre regioni in Italia solo con legge regionale specifica, 12 hanno solo delibere di giunte regionali, 5 regioni senza alcuna normativa. Le tre regioni sono il Piemonte, che hanno la normativa, la legge specifica regionale, Veneto e Molise. 13, tra cui noi in Liguria abbiamo solo delle delibere regionali che abbiamo fatto cenno già in precedenza, in alcune 4 regioni non c'è proprio nulla, non c'è nessun strumento normativo. Dicevamo che vi sono differenze anche all'interno della nostra regione, in Liguria mancano procedure nutrizione parenterale domiciliare per pazienti oncologici in fase non terapeutica, procedure della nutrizione enterale domiciliare per pazienti adulti, questa è stata fatta, e procedure sulle modalità operative della visita nutrizionale e del monitoraggio. Questa è la delibera che ha fatto già accenno, ma purtroppo sono le cose che in Liguria abbiamo, la rete, con il professor Succa in rete avevamo diciamo fatto questi indirizzi regionali per la nutrizione, poi c'è stata la prima gara nel 2013 per il servizio di somministrazione di prodotti per la nutrizione domiciliare, dove sono stati identificati i centri prescrittori, già visto, e però ecco, la disomogeneità regionale, ogni ASL poi si è organizzata in qualche modo perché non sono state definite in modo omogeneo le cose. L'ASL 1, abbiamo visto quello che diceva lo stesso De Montis, ha una delibera per affidamento della somministrazione di somicidio, l'ASL 2 ha dei protocolli di gestione artificiale, l'ASL 3 ha un capitolato per la somministrazione e ne ha già parlato il professor Succa, non scende, noi siamo ancora maggiormente in difficoltà perché sì che abbiamo questa delibera 264 del 2015 che parla di erogazione di nutrizione per i pazienti nelle cure domiciliari, ma non gira, non funziona, non ha, nonostante una procedura legata, precisa, con scopo, campo di applicazione, descrizione, documenti di riferimento, poi in realtà le attività non vengono svolte e non sono state identificate, anche se sono state identificate in persone precise, non vengono svolte. E i prescrittori infatti di solito da noi, da un medico ospedaliero, tutti i medici specialisti possono prescrivere, il rinnovo della terapia c'è addirittura una maggiore tolleranza perché alcuni medici rinnovano la prescrizione senza vedere i pazienti, alcuni farmacisti accettano i rinnovi da parte del medico o dal medico dell'RSA. Chi fa il monitoraggio, anche questo rimane con tanti punti di domanda, i pazienti vengono dimessi spesso senza indicazione sul monitoraggio, dove, come, quando, non hanno punti di riferimento e l'ospedale non ha nessun interesse a farsi carico appunto perché, di questi pazienti, perché non esiste nel nomenclatore una prestazione specifica per NAD. E l'ASL appunto affida le cure domiciliari, i gestori accreditati per l'ADI, il medico di base che fine fa, che responsabilità, chi valuta le competenze poi di queste persone. Quindi c'è una mancanza di riferimenti in questo argomento clinico-istituzionale a cui spetti la responsabilità del trattamento. E tutti questi aspetti negativi porta inevitabilmente alle complicanze che sono l'ospedalizzazione protratta, l'aumento della spesa, il peggioramento della qualità, soprattutto di vita del paziente. Abbiamo i famosi ultimi 5. Ancora meno.
faccio anche meno. Questo l'ha già proiettata il professor Succar, e quanto c'è in atto in questo momento, gara che sta per essere affidata. Questa invece è la gara sulla parenterale, che recentemente è stata sospesa la procedura proprio per dei ricorsi delle aziende al quale non abbiamo dato risposte ancora precise, quindi dal CRA hanno sospeso la gara per la parenterale, speriamo il breve possibile. Perché non c'è una legge? È un problema politico, è un problema etico, non c'è una legge nazionale. Quali sono i problemi appunto di cultura o problemi di competenza? Queste sono tutte domande che l'associazione insieme a chi si occupa, agli esperti, bisogna farsi. Quindi, punti critici, gli scopi del trattamento, quello che succede adesso da noi soprattutto, i risultati prevedibili spesso non vengono spiegati. Non viene chiarito che alcune manovre devono essere fatte dal paziente, l'addestramento e la gestione non è fatto, il consenso non è acquisito, spesso manca la motivazione. Questi punti critici, questi errori, portano a sintetizzare quali sono i nodi irrisolti nel problema della NADI, il modello organizzativo, le diverse legislazioni regionali, le forme di finanziamento, la qualità del servizio, eccetera, eccetera. Per il futuro ci siamo quasi, a questo punto di domanda c'è una lieve speranza, vediamo la luce in fondo al tunnel. È necessario un disegno di legge nazionale, dicevamo, che si proponga di mettere a disposizione del paziente, del nucleo familiare, le tecnologie necessarie per questa nutrizione artificiale, quindi è necessario un disegno. E sembrava in questo tempo nutrizione artificiale a domicilio in tutta Italia presentata la proposta di legge. Sembrava fatta, il decreto mira a garantire ai pazienti un miglioramento della qualità di vita, eccetera, eccetera, che è questa del 7-10-2016, disciplina nazionale della nutrizione artificiale, parenterale e enterale, ma l'iter si è fermato perché il senatore che l'ha presentata, Spilabotte, non è stato rieletto. Ed è automatico venuto annullato il procedimento. Capita. Fortunatamente abbiamo parlato con il senatore Ligure, il senatore Vattuone, e recentemente questo disegno di legge, che è in 17 articoli, che va analizzato, è stato ripresentato proprio 10 giorni fa, il 14 ottobre 2018, il primo firmatario è Caterina Bini della Commissione di Sanità, e hanno iniziato a firmarla alcuni altri senatori, e adesso siamo in attesa dell'iter. Queste erano le premesse che dice questa legge, che potete andare a vedere comunque sul senato.it, perché e quindi qua il ruolo dell'associazione è importante, il ruolo di tutti noi di tenerci in contatto e aggiornarci, vedere che faccia tutto l'iter questo disegno di legge, perché è importante che appunto per superare proprio le mancanze di questo assetto normativo. Grazie. Grazie a lei.